buon salvissimo. Ah, buon salvissimo anche a lei, Ghidras. Allora. Dove siamo? Devo resettarmi col cervello. Allora, abbiamo la maschera antigas, quindi ce la andiamo tranquillamente nelle fogne. Dobbiamo andare nelle fogne e dentro il vivaio. Ah, no, che c'è il... Aspetta. Che c'è il vivaio là. Dobbiamo andare dove c'era il... la serra. E comunque, quando beve, suca un bel po'. E questa... Ha solo un idolo. Torniamo lì. Che stavano fumigando le fogne. Quindi dobbiamo andare a vedere là dentro che c'è. Magari hanno tirato la chiave là. Che ne so. Magari troviamo la chiave del tizio di isolamento lì. L'entrata è qua. E si va. Si va. Che zona è? Là c'è qualcosa intanto. Monnezza. Schifo. C'è niente. Qua invece si apre. Sì. Risorse. Allora, sto posto è enorme. Io spero di trovare qualcosa legato al tizio in isolamento. Magari non trovo la chiave, ma trovo il passaggio. Non si vede niente. Me lo lascio tutto. Ah, isolamento. Easy. Che Girl. cazzo di paura. Hey. Are you? Adesso paura. A lui è Ibrahim. Girl. You mean those junkies in blue? Bingo. We did quite a number on them, didn't we? Ok, quindi ovviamente sono stati loro ad avvelenare il cibo. Vabbè, sarà Ibrahim, Are no? you Ibrahim? So, you know me. But I'm in no condition to follow you, I'm afraid. Me to sink this island into the sea, and I'll grant you a ticket to freedom. Aiutami ad affondare quest'isola e ti darò un biglietto verso la salvezza, verso la libertà. Però non può ovviamente seguirmi. Quindi riassuntone, lui c'ha un piano per buttare giù quest'isola. Doveva era un piano un po' di merda perché doveva dare il segnale ai suoi compari, ai suoi compatrioti che arrivavano qua, tipo americani pesantissimi, a distruggere tutto. E ora dobbiamo andare all'ufficio del fratello numero 2, usare un codice, prendere quello che c'è dentro e tornare qua dentro, da lui. Dove cazzo era là qua? Un poster con... Eccolo qua. 1955. Devo metterlo io, lo mette lui. Ok. Easy. Ora? What's the signal? Goldstein. The password is Goldstein. To say the word, you'll know what Steen. to do. Follow their instructions and bring the files with you. Di lui non mi frega abbastanza niente, ciao. Tanto non ho modo di farlo uscire da qua. Non so chi abbia le chiavi e non ho neanche interesse andare a cercare. Aspetta. Ok. Non ho neanche interesse andare a cercare. Via. Quello rimane là. Anche perché non posso vederne. Non ci sono NPC che ti possono seguire. Allora, andiamo al Radio Tower. Dovrebbe essere di. Me lo ricordo dov'è? Non me lo ricordo dov'è. Sì, era di qua. Di qua su si va al Radio Tower. Diamo il segnale. E arriva. La cavalleria, abbiamo finito il gioco, EasyGGWP. Queste sono tutte le parti che taglio di solito. Dovrei picchiarlo il bro 1. Probabile, ma anche il bro 3 c'è, che è pericoloso. Il bro 3 è pericoloso, è quello più pericoloso di tutti. Stiamo facendo il disastro, il fratello numero 3 sta vedendo tutto quello che stiamo facendo, perché lui lo sta vedendo, lo stronzo sa stiamo combinando, lui lo sa. E non nessuno se ne sbatte qualcosa, niente. Ora diamo il segnale e vediamo che succede. Cosa deve succedere? Ci abbiamo Andre, Giuseppe, ferito, senza gambe lì. Ovviamente torniamo e lo troviamo morto. Anche che non capisco come si è nascosto là dentro. Boh. È visibilissimo. Diamo il segnale. Tu stai bene? Tu stai bene? Ehi. Ce l'ho fatta. Ciuffaro, grazie per gli 11 mesi. Anno prossimo. Anno prossimo facciamo 12 anni. Cioè, grazie. Allora. Ah, posso parlare con Andre? No. Goldstein. Vedi che Stein comunque la pronuncia giusta, no Goldstein. Pure, scusa, è un elicottero. È un fono. There's a big temple atop a mining area. Quanto mi Fully. sento antipatico One of our questo? men can be there by tomorrow morning. Just be there at 9. If you're late, you're fucked. Vabbè, domani mattina alle 9, va bene. Andrea è morto. Andre? Lo sapevo! Cosa ho detto? È morto! È allora andiamo a controllare per sicurezza. Intanto abbiamo solo le 2 di pomeriggio. Abbiamo la giornata per fare Okay, it's done. shopping. I just need to keep calm, wait for tomorrow,
And everything's gonna be all right. Simmaleo, Simmalao, andiamo da Andra che è morto Lao. Dev, oh my god, they found me! Ah, non è vivo. I don't know how, but they found me! Hey, Dev, can you hear me? Need help, Dev! Dev! Andre! Fuck! Non c'è Andre. E neanche indizi, quindi non l'hanno ucciso, qua l'hanno preso, l'hanno catturato. Vuoi vedere, devo semplicemente ricontattarlo col walkie-talkie. E mi dicevano dove... dove andare. Si fanno morire. Ma che cappa, vaffanculo! Sta cazzo di aquila ogni volta. E stai calmo, no, sono stai calmo, no. Mi sono cagato addosso, mi sono cagato. Porca di quello, sto sudando. Mentre da sudorazione in un istante. Ma cazzo, torno indietro qua, non posso tornare indietro. Allora, prima di ricontattare Andre con il walkie talkie e poi che sono aspettiamo fino a ce l'ho la benzina, sì. Aspettiamo fino all'indomani. E niente, aspettiamo fino a domani mattina. Sì, ce lo troviamo domani vicino all'elicottero. Aspettiamo. Se mi fa partire alle 9, sto su questo. What do you want? Hi mom. How lovely to hear from you too. You haven't bothered calling me in 3 months. Sorry. I've been caught up, you know. I've got a new job now. And that would be? You remember Andre? That guy you hated? The one whose dad owns that multinational clothing line? Well, thanks to him, I've landed myself a great job. Not thanks to college, and certainly not thanks to you. From free blowjobs to paid blowjobs isn't that much of a step up, you know? Fuck you! For your information, I'm in the PR department of Andre's dad's company. Oh, so blowjobs to attract new clients. Kudos. You know what? I don't even know why I called. Talk down to me and be a judgmental bitch all you want. At least I don't break the law. What? How dare you? Quindi madre puttanona, padre amorevole che mi insegnava a fare coltelli con le pietre. Bella famiglia, bella famiglia. Devo mettere... sono le 8, corri! Diciamo una famiglia abbastanza completa. La madre che ha infranto la legge, qui quanto abbiamo capito, insinua che noi siamo delle megere di facili costumi. No, io non arrivo. Siamo diventati un'aquila. Che cazzo è il Gavib è arrivato? Ma che vuol dire? Che cazzo, chi è? È il fratello numero 3. Che cazzo? Maia! Ma che cos'è? Volevo le moto. Non ha sparato. Perché non ha sparato? Perché non... spara. Ah, perché non ho caricato. Ah no. Stanno usando. Pervertito. 3, 6, 9, 12, 15. Le frecce le ho. Se ho lanciato tutti le frecce le ho. Ma il fratello numero 3 dovrebbe essere stravecchio. È il ciccione il fratello numero 3. Ci togliamo il dubbio colpendo una freccia della vita lì si abbassa. Però il fratello numero 3 dovrebbe essere vecchio. Lei non può fare un attacco kamikaze e li ammazza tutti. E poi ne arriva un altro. Sì, è lui il fratello numero 3. È lui. Siamo tutti il dubbio. Aia, aia. La vagina. Quello che mi tira la pietra, visto quello che mi tirava le pietre, quel pezzo di me. Lui sta tirando le pietre di lato. Faccia di merda. No, ma sono troppi, devo mettermi là sopra. Devo salire sopra e ammazzarli da sopra per forza. Non posso fare altro. Che a parte mi vedono, è ridicola sta cosa. Mi vedono direttamente da dove sparo. Se io faccio una cosa del genere, non vedo un cazzo per il... Che stanno facendo? Mi vedono, vero? Oh, pari, ti sei mosso alla fine. Cugno di merda. Ah.
9. Quanti ne mancano? 2, 4, 6. No, 5. 5. Stai fermo tu. Non l'ho preso mai. L'ho preso per la spalla lì. Ne ho 5, ma le posso craftare un paio. Aia, chi mi ha preso? Lui. Lui mi ha preso. Ok, 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 ok. Dov'è la... Gli dico, scendi, pigliami, sono qui. Come l'ammazzo quello, raga? Che butto tutto il, quello che ho fatto finora, se muoio. Le molotov, mi servono le molotov. Dove dargli fuoco? Ci andiamo all'inferno, bitch. Non li sta lanciando. Non ho capito. Ma è immune a tutto. Raga, non si fa niente. Raga, non si fa un cazzo. Vabbè, perché è mezzo demoniaco? Che vuol dire? Io non scendo. Accoltellate. Hai visto cosa c'ha in mano? Hai visto quanto è grosso? Questo mi one shot. Smonta lì il tempio addosso. Lui non mi vede in questo momento. Non so dove sono, giusto? Sì, vabbè, il sesto senso hai. Che cazzo hai combinato? Ma che se vedo in quella zona mi prende? No, perché c'è il boss, giusto? Devo ammazzarlo. A fuoco qui. Che... Questo raga non mi ispira a sta boss fight. Mi sembra un po' troppo una stronzata. 35 è troppo poco. Non posso mai ammazzarlo. Non è così si ammazza. Vabbè, perché cosa fa? Muggisce, barrisce. Cosa fa? Là, là, là. Aia. Dai, vieni, vieni. 1v1, bitch. Psych. No. E allora? E quindi? Dai. Allora? Eh? Piscia sotto. Che c'è qua? Come 3? Perché mi ha preso 3? Sono frecce infinite quelle. Adesso lo passo, non mi ha visto. Culo stretto. Ma ha visto? Che... Vabbè. Capitan America ci abbiamo, affanculo. Veloce! Pazza basta. No. Non so se sto sbagliando, qualcosa, raga. Non lo so. Però è un fight fatto col culo. La parola ci arrivo prima. Avoni, avoni, chi ce l'ha più lungo? Ah, dai. Poi, anche perché le frecce 3 a 3 me lo spieghi? Dai che more. Dai che ci abbiamo 9 frecce e more. Dai, dai che ce l'abbiamo fatto. Dai. Rot in hell, asshole! Ma vattene a fanculo, tu. Che cazzo ti fici? Santo Dio, raga. Una delle boss fight più brutte abbia mai visto. Why are you doing all of this? You think it's freedom you're going back to? That you're leaving captivity? The world out there is a burning furnace, Daphne. And you are all digging your own grave every single day. Did you fight this hard? Ah, ecco, magari. Dai che esplodiamo. Ah, no. Che poi sto stronzo, non puoi atterrare lì di sopra a quello. Cioè, è un elicottero, cioè non è che succede niente. Ti sporchi un po'. Wiped out soon, but one day you'll
wake up in the middle of the night thinking, was that the right thing to do? Am I really free now? You'll know the answer when the time comes. Farewell, Daphne. So, she made it? Yes. She managed to escape. And? She's already on the news all over the world. Ha! I told you! There's nothing better than a pretty white American girl to attract the cameras. What about the government? They're denying any allegations. They say it's fake news. Social media has been shut down. But they can't do much about the rest of the world. And the US? The ambassador has already left the country. That's good. It's only a matter of time before the riots begin. My men are already at work. Our time is coming. What? Having second thoughts? I didn't want it to come to this. I served him all these years. We built this community together. But as long as we're under the yoke of the government, people here will never achieve complete freedom. He never understood that. Will you honor your promise? A new island? Full independence? Yes. You better mean it. No need to worry about that, my friend. Or should I call you? Brother. Brother.